Mattia Caldara, peccato perché la partita si era messa bene per voi, poi questo gol della Lazio proprio in chiusura di primo tempo. Sì, è un peccato, volevamo venire qua a fare una buona gara, giocare come sappiamo e imporre il nostro gioco. Siamo riusciti ad andare in vantaggio con un gol, un gran gol di Andrea. È peccato, abbiamo provato a riprenderla ma alla fine non siamo riusciti a essere più pericolosi e quindi è andata così. Non siete anche stati fortunati, eh? No, oggi non ci ha girato molto la fortuna, però non possiamo sempre aggrapparci a quella, quindi sta a noi dimostrare sempre il nostro valore. Mattia, con i piedi ben saldati per terra, però questa squadra, questa sconfitta nulla toglie a quanto di buono ha fatto questa squadra, anzi. Sì, ci deve fare rabbia perché comunque abbiamo perso un'occasione e quindi ci servirà anche questo, perché dalla prossima partita dobbiamo ricominciare a mettere la rabbia, la voglia di vincere, perché è sempre brutto perdere e non dobbiamo pensare a dove siamo, perché l'unica cosa che conta qui è vincere, e adesso che siamo qua ancora di più, visto che vogliamo lottare contro queste squadre e quindi queste squadre vincono, quindi anche noi dovremmo vincere sempre. Mattia, certo, 3 partite in 8 giorni, per di più tutte e 3 in trasferta, non ci si attacca a queste cose assolutamente, però poi alla fine incidono. Sì, possono incidere assolutamente, io ne ho giocate 2 quindi non ho questo alibi, ma i miei compagni che hanno giocato 3 partite ovviamente si sentono per tutti questi livelli, quindi mancavano un po' di energie e quindi dobbiamo recuperare, abbiamo 2 giorni, adesso dobbiamo recuperare energie mentali e fisiche e quindi per ripartire forti domenica. Ecco, quindi testa già alla Sampdoria, mi pare di capire. Esattamente, sì.